cominciamo subito la conferenza stampa post partita del CT Roberto Mancini dopo Inghilterra Italia. Domande? Welcome everyone. We'll start now with a press conference after the England Italy match with the Italian manager Mancini. Questions please. Vai Donatella, non c'è il microfono. Roberto, quanto sei soddisfatto? L'Italia in testa nel Nations League, e dire che all'inizio di questa lunga trasferta c'erano molti dubbi e un po' di pessimismo. Va bene, questo è normale, credo. Insomma, non pensavamo di fare abbastanza bene come abbiamo fatto, quindi siamo felici anche per questa partita, che non era semplice per alcuni ragazzi, che comunque alcuni hanno debuttato, alcuni venivano comunque da un paio di partite, però sono stati bravi. So the question was, are you satisfied with the game? Italy is first in the group. At the beginning of this away game there were some doubts and some pessimism maybe. The answer, well, that's normal. I'm happy about the result because this game wasn't easy, especially for some of the players. Some had already played twice and some have debuted tonight. Francesco Repice, vai. Roberto, buonasera. Ciao. Buonasera. Innanzitutto, la squadra ha giocato bene, forse meritava anche di vincere, senza forse. Rimane un piccolo grande problema. Non è un piccolo grande problema. Questa cosa che non si può costruire 10 palle gol per non buttarne nemmeno una. Dobbiamo lavorare per cercare di far gol, perché è chiaro che se fa gol Frattesi al quinto minuto è tutta un'altra partita, insomma, però importante che ci sia trovato, la prossima volta lo farà. So the question was, congratulations first of all, the team played very well and it deserved to win actually. We only have one big small problem. You can't really create 10 big chances and not score even once. The answer, we have to work on scoring, and of course if Frattesi scored at the fifth minute it would have been a very different game. Si aspetta, avevamo Andrea Elefante, Gazzetta e poi Malaguti. Vai. Due cose dovrà ancora più direttamente. Sinceramente, ti aspettavi dopo 10 giorni di avere una squadra così? E poi manca una partita, al di là di Tonali che è squalificato, immagino che andrà a casa. Ma rimangono tutti gli altri o va a casa qualcuno? No, va a casa Florenzi, perché eravamo già d'accordo a un intervento da fare. Quindi Ale va a casa. E no, non mi aspettavo, sinceramente, pensavo che insomma sarebbe andato un po' peggio, invece sta andando discretamente, dobbiamo lavorare su questa strada qua, migliorare tante cose, perché credo che la strada sarà ancora veramente lunga e piena di insidie. Question. Did you honestly expect after 10 days would you expect to have a team like this, playing like this? And apart from Tonali, who's disqualified and will probably leave, will anybody else leave and go back home? The answer, Florenzi will also go home because we had already spoken and he has some surgery to undergo, so he will go home. And I thought it would have been worse. We're playing quite well, but we will have to work and improve. The journey is still long and tough. Prego Simone. Sulla difesa, mister, intanto cosa pensa di Gatti? Perché lui ha detto, io mi sento più uno alla Chiellini, mi piace il contatto fisico, chiaramente con tutta la calma del mondo rivede un difensore di quel tipo, e c'è il problema del gol, ma c'è anche il fatto che però avete incassato 31 gol in 52 partite della sua gestione. Con questo problema quanto tiene comunque a questa solidità che non vi è mai mancata? Beh, io penso che una squadra debba avere un buon bilanciamento, però nonostante che noi abbiamo un problema del gol, soprattutto negli ultimi 6 mesi, perché questo è un po' negli ultimi 6 mesi che noi abbiamo questo problema, nelle partite che abbiamo fatto noi credo che abbiamo fatto più di 100 gol, quindi mi sembra, adesso non mi ricordo di preciso quanto, però negli ultimi 6 mesi abbiamo un po' rallentato, questo non va bene, il resto... Su Gatti, insomma, se l'ho fatto giocare è perché penso che possa avere
diventare un bravissimo difensore per il futuro. The question about defense. What do you think of Gatti? What's your opinion about him? Because he said he thinks he's more like Chiellini. He likes to play a bit rougher. Do you think they're similar? And secondly, regarding the scoring, I think you scored, you only conceded 31 goals in 52 games. How important is your the solidity of your defense? The answer, it's all about balance. In the last 6 months, we have had an issue with scoring, but we still scored over 100 goals since I started. It's only been in the last 6 months that we've slowed down. About Gatti, if he played, it's because I think he'll be a great defender in the future. Abbiamo una domanda da un giornalista inglese, prego. Sandro Tonali, only just turned 22 years old, and he's already a bit of a master of his art. What do you make of his performance tonight and how important he becomes? Yes, I think he's very young, he's 22, but he plays like an old player. And he debuted with us 2 years ago, and also for him, I think, the same things like Gatti. I think that he became one of the best midfielder in Italy. Do you want me to try? No. Another one in English. What do you make of England? You obviously beat them last summer. The feeling it's been a difficult Nations League for them. No. My opinion that is England is one of the best team in Europe in this moment because they have many very good players. Maybe in this moment they are trying to do something different, to try different situation for the World Cup. But I think that is one of the candidate to win a World Cup in Qatar. Abbiamo ancora due domande italiane. Vai. Sì, ha giocato bene. No, io non è che non lo vedo, io penso che lui possa anche in un futuro diventare un bel playmaker, però è un giocatore anche che ha il gol, quindi da mezzala può diventare più decisivo, ma può farlo, ha giocato bene, l'abbiamo tolto solo perché era ammonito, avevamo due ammoniti in campo in quel momento, quindi era un po' pericoloso. Question. Congratulations, first of all. What do you reckon about Locatelli? Because you don't always field him as a playmaker, but tonight he played well. The answer, yes, he did play well. And it's not like I don't see him as a playmaker. I've taken him off tonight because he was already he had already a yellow card. So it was a tough situation and I took him off. Molto in queste partite, nonostante abbia cambiato anche oggi 9 calciatori, l'identità di gioco rimane sempre la stessa. Questo è un motivo sicuramente d'orgoglio. Ma adesso ti chiedo, di questi giocatori, te l'aspettavi che potessero uscire fuori in questa maniera? No, come ho detto prima, no, non mi aspettavo che facessero così bene in questi 20 giorni, sinceramente. È importante per noi non cambiare il modo di giocare, anche se dobbiamo migliorarlo molto, credo, insomma, è anche vero che dobbiamo cambiare per forza perché comunque, insomma, giochiamo ogni 3 giorni con i viaggi di mezzo, quindi diventa veramente faticoso per tutte le squadre. So the question was, you're changing a lot throughout these games and even tonight you had 9 new players, but the identity of your game is still the same. This is something to be proud of. Did you expect these players to play this well and to get these results out of them? The answer, as I said, I wasn't expecting it. I'm proud of the identity that we have, but we need to still improve. And of course, we need a lot of turnover because we're playing every 3 days, and so it's important to change the players. Okay, l'ultima domanda e poi andiamo. Io scusa, ti rubo solo pochi. Forse questa squadra ha trovato il 10. Pelle. Perché sì, ma no, posso dire, non paragonate
Pelle, cioè io ho letto dei paragoni assurdi, cioè nel senso che cioè Pelle ha un suo stile di gioco, non è né Giannini né Totti, è un giocatore che ha il suo stile, secondo me può diventare molto più bravo, perché sa fare tutte le fasi, non molto più bravo di Totti o di Giannini, molto più bravo di quello che è adesso lui, perché fa tutte e due le fasi, interdittore, fa gol, costruisce, deve, a volte perde palle che non dovrebbe perdere a metà campo, e secondo me se migliora quello e migliora altre due cose può diventare un giocatore strepitoso, sì. So the question was, has this team found its number 10? The answer, you can't compare him to anyone else. You can't compare him to Totti. You can't compare Lorenzo Pellegrini to Giannini. He's a different player. In my opinion, he can become a lot better compared to what he is now, because he can defend, he can attack, he can score. He still loses some balls in the middle of the field. He shouldn't do that. But improving, there's a lot of room for improvement. Thank you. Grazie. Grazie. Buona serata. Grazie. Buona serata.